sei in Guelfo Outlet, The Style Outlet. Ho pensato fosse carino fare un video da qui, visto che loro mi hanno invitato, sono stati gentili e quindi volevo fare un video sul mio canale. Volevo parlarvi in realtà dei prodotti waterproof, però ho deciso di fare un video tag che ho molto su YouTube ultimamente, che è quello dei prodotti, no, video tag, il nome esatto non me lo ricordo, comunque i prodotti che ho nella mia borsa mare. Vi farò vedere i solari, che in realtà in parte vi ho già mostrato, e altri prodotti che uso nel post giornata al mare o in piscina, come in questo caso, nel caso in cui io debba rimanere fuori per l'aperitivo e quindi dare un'evoluzione al look. Non so se si vedrà o si sentirà bene, perché qua ci sono quelli di Radio DJ che stanno sparando la musica a palla e ho il sole dall'alto. Iniziamo subito con i solari. Il primo è quello di Fito Cause Protezione Media, che vi ho già mostrato in un altro video, e ovviamente l'inseparabile stick protezione 50+ che uso nelle zone un po' più delicate. Sulle gambe devo dire che non sto usando un prodotto con protezione, perché comunque non ho avuto particolari problemi avendo preso degli integratori come il Carovit, e quindi non mi sono bruciata, e se non do un prodotto di questo tipo non mi abbronzo. Uso questo, che è un Nivea, una crema latte solare al carotene, che intensifica la bronzatura. Come prodotto per i capelli utilizzo il Fito, c'è la gente che passa, mi vergogno come un cane, il Fito Flash, che è appunto della linea Fito, e vi avevo già parlato di questi prodotti con gli shampoo che utilizzo durante l'inverno, e questo qui è un ottimo olio solare per i capelli che non va ad aggiungere particolarmente come tanti oli che si usano in spiaggia. Poi ho la mia pochettina dove tengo il cellulare o comunque le cose che voglio proteggere dalla sabbia, e alcune salviettine che ho comprato apposta da portare, che sono quelle igienizzanti oppure diciamo quelle intime, che si possono usare in vari modi. Solare per il viso vi avevo già mostrato un prodotto di Eucerin a protezione 30, che è un opacizzante per il viso, visto che comunque io ho un viso che ha tendenza a diventare lucido. Un pettine di quelli in plastica a denti larghi, perché comunque dopo che ho fatto il bagno i capelli diventano una cosa unica e quindi ho bisogno di separarli. E come alternativa alla sera, se lavo i capelli in spiaggia, ho un boccettino, un campioncino di Moroccan Oil che ho preso al Cosmopro e che trovo ideale per un'asciugatura che poi mi deve durare magari anche la sera. Come prodotto doccia da usare in spiaggia o comunque nelle docce adibite in piscina, uso questo, che è sempre della linea solare della Fito Salute, ed è uno shampoo doccia che trovo ottimo anche per i capelli, perché li rende molto morbidi e soprattutto fa sì che si possano pettinare. E scusate, rido perché dietro mi stanno facendo tutte le facce. E poi immancabile, un mini deodorante da borsa, questo qua è della Nivea, però so che ne esistono vari di varie misure. Poi penso di avervi mostrato tutto. Come dopo sole ultimamente ne sto usando uno di L'Oreal e uno che prendo, che fa parte di quella linea che fanno le farmacie, e vi metto la foto perché ora non mi ricordo precisamente il nome, che però fa sempre parte di questa linea qui di prodotti, e questo qui in realtà è un pre e dopo sole e accelera ed esalta la bronzatura. Nel caso in cui, vabbè, poi fazzoletti, varie cose, lacci per capelli, eccetera. Nel caso in cui io voglia o debba rimanere fuori durante l'aperitivo, comunque voglia dare un'evoluzione al mio look, mi porto pochissimi prodotti. Sulle ciglia, già nel momento in cui entro in piscina, vi ho già parlato in un altro video, mi piace utilizzare quei gel o quei trattamenti ciglia che vanno in realtà a proteggere nello stesso tempo e a separare, a rendere ordinate le mie ciglia. Per quanto riguarda invece il mascara vero e proprio, ho provato sia quello di Essence che quello di L'Oreal, e devo dirvi che, come vi ho detto su Facebook, quello di Essence non mi è piaciuto particolarmente perché lasciava tutti i pezzettini, mentre invece quello di L'Oreal mi è piaciuto perché ha un buon effetto e non cola, non va da nessuna parte, rimane lì dove lo mettete. In realtà iniziamo il tutorial da qui,
avevo cambiato la luce nel video, però avevano iniziato con la musica fortissima, quelli di Radio DJ, e quindi non sono più, cioè non si sente praticamente più nulla nel pezzo che ho girato là successivo, dove vi spiegavo l'evoluzione del look. Evoluzione del look nel senso, non so se vi è mai capitato di essere in spiaggia e di dover un attimo sistemarvi, magari ci sono le docce apposite dove ci si può lavare, magari avete già i capelli messi abbastanza decentemente, io questi qua li ho proprio asciugati in piscina, e dovete comunque un attimo sistemarvi perché magari dovete andare o al bagno di fianco o al bagno dove vi trovate, perché c'è l'aperitivo, comunque decidete di rimanere fuori a cena perché siete già al mare, non avete un appoggio per la notte, quindi volete tornare il più tardi possibile, comunque avete bisogno di creare un'evoluzione al look. Cosa faccio io solitamente? Allora, parto già dalla mattina, come vi ho già detto, con o il trattamento sulle ciglia oppure il mascara nero waterproof, uno dei due, quindi io in questo caso ho già il mascara nero waterproof. La prima cosa in assoluto che vado a fare è andare ad idratare la pelle, quindi sia la pelle del corpo che la pelle del viso, perché dopo l'esposizione al sole comunque o se siete arrossati o comunque la pelle tira e è abbastanza disidratata. La seconda cosa che vado a fare è andare a coprire le mie imperfezioni, ma soprattutto in questo periodo la macchia che mi ritrovo in questa zona qua che vedete, si vede veramente tantissimo. Mi scuserete la faccia gonfia, ma mi sono praticamente appena svegliata. Quindi sotto nelle mie occhiaie, sopra la macchia e eventuali imperfezioni. Ovviamente non avrò pennelli, non avrò spugnette, farò tutto con le dita. Vi ricordo dell'applicazione dei prodotti soprattutto nella zona degli occhi, soprattutto in giornate dove li avete già particolarmente stressati, con questo dito qui, con l'anulare, in quanto è un dito che non ha la diretta diretto collegamento con i nervi e quindi non fa non stressa questa parte dell'occhio che è molto molto delicata. Non do altro sul viso perché comunque è una zona che voglio lasciare abbastanza libera dopo che ha già subito abbastanza traumi durante la giornata. Vado però ad applicare un po' del mio correttore sulle palpebre, quindi do giusto 2-3 puntini e li sfumo. Questo fa sì che nel caso in cui io abbia gli occhi che si sono arrossati, cosa che a me capita spesso, soprattutto sulle palpebre, mi si vedono molto di più le venuzze e diventano un pochino rosse, quindi si arrossano leggermente. Vado a togliere tutte le discromie, vado a togliere tutte le magari parti un po' arrossate che si sono create. La luminosità naturale che avrò sul viso, il colore naturale che avrò preso durante il giorno mi bastano e mi avanzano, quindi non andrò ad aggiungere ciprie, non andrò ad aggiungere terre, non andrò ad aggiungere blush. L'unica cosa che magari posso fare è mettere un po' di matita nella rima inferiore dell'occhio, marrone o nera, come preferite, io la preferisco marrone, soprattutto in questo periodo, e poi vado a riempire le mie sopracciglia. Io mi porto sempre via questa qua di MAC, che è una di quelle automatiche, quindi non ho bisogno di temperino, di rifare la matita, la punta. Fatto questo, labbra, opto sempre per un prodotto idratante, quindi o burro cacao oppure un rossetto un po' più idratante del solito. Mi piace molto anche il lucido, però se poi dovete bere, dovete comunque mangiare, così non dura tantissimo, quindi è una cosa che poi dovrebbe andare riapplicata. Io sinceramente poi caccio tutto in borsa, metto tutto in macchina e non mi porto dietro niente. Quindi io ultimamente sto utilizzando molto questo qui, che è poi un corallo, un bellissimo corallo, ed è quello della collezione For Sun di Pupa, ed è il numero 01, ed è questo colore che secondo me poi con l'abbronzatura sta veramente bene. Questo qui è il rossetto, vedete è molto luminoso, però è idratante e nello stesso tempo non è troppo forte, quindi se anche un po' vi si toglie non dovete andare sempre lì a andare a riprendere, a ritruccare le labbra, quindi non è stressante come prodotto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato utile, era un video tag che volevo fare già da tempo e mi sembrava carino comunque farlo là come location, e poi ho voluto attaccare questo piccolo tutorial finale
Ringrazio ancora Castel Guelfo e Aquafan, mi sono divertita veramente tanto, non ero mai stata, quindi mi ha fatto piacere quando mi hanno invitata andare anche a vedere, visto che comunque non è poi tanto lontano da dove vivo. E mando un bacione a voi, ho già girato un video tutorial, quindi lo caricherò nei prossimi giorni. E ci sentiamo presto perché a settembre ci sono un sacco di cose che vi devo dire, però alcune non sono ancora sicure e quindi io non voglio, ho imparato a non dire niente prima perché altrimenti mi porto sfiga da sola. Quindi vi farò sapere al più presto. Vi mando un bacio e grazie a tutte comunque per scrivermi sempre, per mandarmi sempre comunque messaggini, anche quando magari un po' di tempo fa ero un po' così, ero un po' giù, e siete le numero uno. Ciao! Amo, mi sto a morire con questo caldo! Finito!